Giovedì 6 agosto 2020. Trasfigurazione del Signore. Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni, e un vigliardo si assise. La sua veste era candida come la neve, e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano, e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette, e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo, uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo, e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni, e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Dal Salmo 96. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia, e tutti i popoli vedono la sua gloria. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccesso su tutti gli dèi. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra, e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».